Allora ragazzi, continuiamo con il nostro Dia Roma. Come vedete abbiamo messo praticamente le bande di gesso, guardate, ancora un po' fresche, che le abbiamo messe stamattina. Quindi adesso che cosa facciamo? Facciamo il composto come di abitudine, il composto che abbiamo utilizzato anche qua sopra, e composto quindi da marmorina, colla, acqua e carta pesta. Facciamo sempre i nostri soliti, le solite quantità, quindi facciamo 2 cucchiai di marmorina, 2 cucchiai di 2 cucchiai di, come si chiama, polvere di carta pesta, un bicchiere di colla, mezzo bicchiere di acqua, e quindi facciamo bene le proporzioni e mettiamo qua su. Allora, adesso prendiamo l'aspiratore e aspiriamo un po' tutta questa roba. A più tardi. Allora ragazzi, a livello di formazioni rocciose è proprio totalmente finito tutto, quindi dobbiamo aspettare che si secca tutto questo impasto che poi abbiamo messo, e quindi bisogna passare poi alla pitturazione. La prima cosa logicamente che faremo sarà pittare le rocce, no? Perché pittando le rocce si sporca poi logicamente di pittura la parte del mare. Per quanto riguarda le rocce faremo ci calcoleremo più o meno dove va a terminare la resina, perché logicamente la roccia che è sotto l'acqua, quindi sotto la resina oppure bagnata dall'acqua, risulta una roccia differente da quella là che è esposta al sole e quindi asciutta. Quindi faremo qui per esempio 2 colori differenti, d'accordo? Giù utilizzeremo un bel grigio topo, poi sopra invece faremo gli effetti con il marrone, il grigio un po' più foncé, quindi ci saranno i colpi di sole. Beh, insomma, arriverà il momento di pittare. Quando arriverà questo momento di pittare le rocce, siamo tutti qui presenti. Per il momento io vi abbraccio, vi bacio a tutti quanti, ciao ciao. Allora ragazzi, adesso passiamo alla roccia. Allora adesso passiamo la roccia sopra e facciamo seccare fino a domani mattina, così possiamo poi completare e iniziare veramente la pittura. A più tardi. Allora, abbiamo passato la roccia liquida, diciamo che voi adesso non notate la differenza, non so se notate la venatura di grigio, logicamente la venatura di grigio si trasformerà così, e quindi dobbiamo aspettare che si secca e poi incominciare a pittare. Ok, quindi finito questo passaggio incominciamo veramente la pittura, quindi entro domani mattina già sarà tutto possibile. Diciamo che questa si secca in un'ora e mezza, si secca completamente, però è inutile continuare, continuiamo domani mattina. E quindi cominciamo poi a lavorare realmente la nostra scultura, cioè il nostro diorama. Allora ragazzi, tutto seccato, anche qui totalmente tutto seccato. Qui quando fate questi impasti che sono molto voluminosi ci vuole un po' più di tempo, però tutto il resto è secco. Quindi adesso incominciamo a fissare le nostre rocce. Che cosa faremo come colori? Andiamo a utilizzare colori acrilici. In questo caso utilizzeremo il grigio. Quindi andiamo a fare prima una bella pennellata con il grigio, parliamo però sempre di sfumatura, quindi andremo a sfumare con il grigio, lasciamo seccare e andremo a sfumare
le parti dove andranno praticamente nell'acqua con un grigio e un nero, quindi faremo un melange da grigio e nero, così viene una tonalità leggermente scura. Quindi dopodiché utilizzeremo praticamente il marrone sempre a livello di sfumature, e quindi poi dopo che si è seccato tutto, quindi tutto è nell'arco della giornata, che si è seccato tutto, passiamo un nero da tutte le parti molto fluido che andremo a passare ed asciugare con la carta assorbente. Questo nero, che è molto fluido, penetrerà da tutte le parti e praticamente darà la sensazione delle ombre, perché le ombre ci vogliono, è molto importante. Quindi utilizzeremo questi tre colori principali per tutto, però in particolar modo per lì andremo poi a utilizzare il verde, che farà un po' anche da vegetazione, oltre alla polvere che noi andremo ad incollare successivamente. Allora, iniziamo con il grigio. Per creare le sfumature io vi consiglierei sempre di prendere un cartone e di scaricare tutta la pittura del pennello sul cartone, in modo che, perché la pittura acrilica, a differenza di una pittura a olio, praticamente le sfumature sono molto più complesse, perché la pittura acrilica tende subito a seccarsi e quindi non abbiamo il tempo di fare le sfumature, mentre la pittura d'olio abbiamo tutto il tempo che vogliamo, perché impiega praticamente molto tempo. Diciamo che si potrebbe usare anche il gel medium, che vi dà la possibilità di ritardare l'effetto dell'acrilico, però questo lo andremo a utilizzare poi per fare praticamente la cornice, ok? Allora, a più tardi. Volevo dirvi un'altra cosa, ricordate una cosa, che quando fate le sfumature dovete utilizzare pennelli del genere, tipo questi pennelli che servono per fare il make up alle donne. Se fate caso, i pennelli che fanno i make up sono più o meno così, quindi quando fate le sfumature l'importante, come ho detto, è che si deve seccare prima tutto quello che voi avete sfumato. Ma un'altra cosa molto importante, dovete utilizzare sempre acqua nuova per ogni sfumatura. Quindi non dovete poi lasciare il pennello così. Il pennello, dopo ogni sfumatura, dopo ogni colore, dovrà essere obbligatoriamente lavato. Un'altra cosa che è molto importante è che che volevo dire? Ho dimenticato. Quando bagnate il pennello, poi l'acqua la dovete far scaricare per bene. Quando mettete poi la pittura qua sopra, il pennello deve praticamente scaricare bene, fino a quando voi non consumate tutta la pittura che avete messo, ok? Quindi avete messo questo tipo di pittura, avete bagnato, scaricate bene il pennello. Ok, piano piano i colori si riempiono, non c'è bisogno di calcare troppo, ok? La sfumatura ci deve essere, ma non deve essere troppo calcata, perché altrimenti non è più sfumatura. Ora, per quanto riguarda le sfumature, praticamente subito si seccano rispetto a una pittura che magari voi fate bella piena, quindi la sfumatura praticamente subito diventa secca. Potete anche andare
più in profondità, tanto questa parte di sotto verrà pittata, quindi ugualmente non troverete dei problemi. Quando bagnate, mi raccomando, fate scaricare bene l'acqua. Fate un'altra volta. La pennellata deve essere dolce, non vi preoccupate dei peli che stanno cadendo, non si vedranno più dopo. Voilà, e quindi fate tutto. Voilà, allora ragazzi, come vedete abbiamo dato questa prima mano di grigio. Solo qui devo togliere un po' di peli, adesso prendo una pinzetta e li tolgo, proprio perché il pennello mi sono dimenticato di lavarlo prima, perché ovviamente quando i pennelli sono nuovi vi consiglio sempre di lavarli prima che utilizzate, perché logicamente inizialmente ci sarà la perdita di diversi peli, quindi li andremo a togliere qui sulla roccia. Comunque, mo prendo una pinzetta. E quindi come vedete sembra più roccioso di prima, giusto? Per esempio voi adesso notate questi particolari qua che prima non si notavano, perché prima era tutto bianco. Adesso invece abbiamo inserito un colore più scuro rispetto al bianco e incominciamo a vedere i dettagli. Il tutto si vedrà ancora meglio quando andremo a mettere colori sempre più scuri, quindi con sfumature però sempre più lievi, fino ad arrivare ad avere il colore molto liquido del nero. Una volta che alla fine noi andremo a mettere il nero, tutto quello che voi vedete dei particolari verrà messo in evidenza automaticamente tutto. Adesso noi facciamo seccare e passeremo un grigio un po' più scuro, quindi aggiungeremo al grigio che noi abbiamo messo, aggiungeremo anche del nero. Questo lo faremo principalmente però sul lato degli scogli. Sul lato degli scogli è la parte praticamente di sotto agli scogli. Il lato questi qui, quindi questi scogli qui che vanno a terminare nel mare, verranno un po' più neri rispetto alla parte centrale, perché la parte centrale noi dobbiamo creare anche una vegetazione, mentre gli scogli che sono presenti nel mare, se quelli che guardate, sono di un colore grigio molto forte, molto fonse, perché proprio perché sono continuatamente bagnati dall'acqua. Infatti voi potete notare che scogli che fuoriescono dall'acqua e non sono bagnati hanno un colore che va, si aggira più al beige. Quindi i colori sono molto importanti, ragazzi, per bisogna capirli i colori. Allora, quindi come vedete adesso facciamo seccare. Per seccare qui non ci vuole niente, un'oretta è abbastanza. Cercate di farlo seccare bene il colore, perché se non si secca bene il colore, quando è dopo che andate a fare un'altra sfumatura, si mischia il colore di sotto con il colore che voi andrete a mettere sopra e quindi va a finire che l'effetto non viene bene. Quindi è necessario fare seccare per bene le sfumature. Ogni sfumatura che voi fate deve essere ben seccata, ok? A più tardi. Come vedete, ragazzi, abbiamo pittato anche un po' i nostri ricci di mare e i polipi, che faremo di colori un po' più, diciamo, pericolosi, tipo rosso, giallo, con colori di difesa, perché il polipo quando fa dei colori di difesa diventa rosso, giallo, a puntini gialli e neri, quindi faremo questo tipo di situazione qui. Voilà, allora ragazzi, aspettiamo che si secca e a più tardi.